Buongiorno a tutti, sono qua a Bangkok, io come potete vedere, qua c'è sole, bellissima giornata e cercavo degli updates per quanto riguarda quello successo a Phuket. Sui siti internet sembra che sia tutto fermo, alla televisione hanno detto qualche cosa, avevo paura che le piogge sarebbero continuate questa notte e magari fosse successo ancora qualcosa, invece dicono che è tutto come ieri. Non è cambiato niente. Come al solito, quando succedono queste cose, le notizie sono tante e confuse. Se leggi un sito dice una cosa, se leggi un altro sito dice un'altra cosa. Comunque sembra confermati 10 morti. 10 morti, un disperso, una ventina di feriti, 15-20 feriti. Su altri siti si legge invece che nella zona dove è crollata, dove è arrivata la frana, vivevano dozzine di lavoratori birmani, quindi probabilmente, secondo me, non lo sanno esattamente quante persone mancano all'appello. Le adesso dovranno scavare e vedere come. E c'è sempre questa tendenza a minimizzare quanto succede a Phuket, soprattutto se sono cose brutte, perché spaventi il turista, spaventano i clienti potenziali. E quindi tendono sempre a minimizzare. Il telegiornale che ho appena visto, quello delle 8 di mattina, ha parlato per 29 minuti praticamente delle alluvioni al nord, perché anche al nord ci sono state alluvioni nella zona di Chiang Rai, Nan e Paiao. E la loro paura è che si ripeta l'alluvione del 2011, quando l'acqua che defluiva da là scendeva fino a Bangkok, minacciava Bangkok. Quindi loro hanno il terrore di questo, hanno il terrore, stanno facendo di tutto per circoscriverla lì, l'alluvione, per quanto riguarda il nord. Dopo una mezz'ora che hanno parlato di questo, hanno detto di Phuket, un'intervista di una giornalista vicino alla frana, che praticamente ha confermato quello che ci è successo ieri. Niente ragazzi, guarda, io vado via da Phuket e succede qualcosa, non riesco a capire. Torno verso il 27, penso 27 o 28, adesso vediamo, perché sono con la suocera e quindi appena sistemiamo qua, torniamo giù nella mia amata Kata, poveretta, che succede sempre qualcosa, li nota noi mai. Questa volta però avremmo evitato volentieri questo tipo di problemi. Dai, ci aggiorniamo più tardi. Bye bye. Qua c'è un mai. Chiang Rai, scusa. Stanno sostituendo un ponte che è crollato. Che disastro. Sono 30 anni che non si vedevano un allagamento così. Chiang Rai, non è Praia, tutto il nord. Si è allagato tutto il nord. Ah, fa una santa. ในภาคส่วนทบนะคะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตัวเลขคร่าวๆนะ
Mamma mia, ragazzi. Poi girano con le barchette. Mamma mia, ragazzi. A pre. Sempre al nord. È tutto lagato. Update, updates. Dietro da pre alle 8 di mattina il giornalista con l'acqua fino alle ginocchia. Quanti centimetri di acqua, dice. Okay. Sono 20 minuti che stiamo parlando dell'alluvione al nord. Questa tendenza a non parlare mai di Phuket. Succede qualcosa. 20 minuti esatti. Sukhothai, stanno facendo i preparativi a Sukhothai. 24 minuti, neanche un secondo per Phuket. Phuket, Phuket. Finalmente. Dopo la pubblicità. Ok, riprendiamo. Update per Phuket. Dopo 30 minuti, 10 morti, 19 feriti. Sentiamo. Confermo le 10 morti praticamente e spiegano come è venuta giù la frana dietro il VAT. Un disperso. Mamma mia. อย่างจุดนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองไปด้านบนนะคะ
Questa è la collina del Grande Buddha, Suce Grande Buddha, il lato che guarda Kata, eccolo là, vedete, quello è il Grande Buddha. Vedete? Ha fatto un bel disastro. Ha fatto un bel disastro. I motorini che vengono su. Adesso è colpa di uno e colpa dell'altro. Non c'è nessuno di prendere la responsabilità. Niente, pensavo ci fossero stati degli updates, magari questa notte abbia piovuto ancora, qualche frana ancora, invece niente. Tutto come ieri. Naturalmente nessuno si prende la responsabilità, è colpa di questo, è colpa di quello. La verità è che è colpa di tutti, le amministrazioni che si sono succedute, cosa hanno fatto? Niente, hanno fatto costruire, tirar via gli alberi, cementificare e poi i risultati sono questi qua.